Paul London, una persona che ha fatto in realtà 22 match in Ring of Honor. Perché ne voglio parlare? Perché sono state almeno di quei 22 match 10-12 perle assolute che dovete assolutamente recuperare. Benvenuti a un nuovo video di AEW Italian Podcast. Oggi ci infiliamo nel mondo della Ring of Honor per parlare di uno dei miei eroi personali, Paul London. Magari qualcuno di voi lo ha conosciuto quando nel 2004-2005 c'è stato un po' il boom del wrestling in TV per essere uno dei flyer di SmackDown, Velocity, ma in realtà dietro Paul London c'è molto di più. E oggi ve ne voglio parlare. Io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, e sono qui anche per fare un pochino di approfondimento su alcuni personaggi. Devo dirvi la verità, questo non è un focus particolarmente integrato su concetti. Qui è semplicemente, volete vedere un grandissimo lottatore troppo spesso lasciato in ombra dal fatto che fosse insieme a dei nomi incredibili e per il fatto anche che abbia accettato troppo presto un contratto importante con la WWE. Bene, ecco, Paul London potrebbe essere la persona giusta per voi. Era più o meno coevo di AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels. Quello era il periodo, e in effetti era proprio lì, agli inizi della Ring of Honor, in questo 2003 in cui ha cominciato a diventare 2002 in realtà, dove ha cominciato a fare cose, dove ha cominciato a muoversi in un determinato modo, raggiungendo presto anche la possibilità di competere per il titolo e facendo tutti quei passi che il suo modo di lottare, la sua capacità anche atletica lo hanno portato insomma molto presto a ottenere. Bene, lui era veramente bravo da un punto di vista atletico, da un punto di vista di come sapeva muovere e conoscere il proprio corpo. Era in grado di lottare molto bene, con continuità, per anche lunghi periodi di tempo. Era bravo in tag, era bravo in singolo, aveva veramente tutte le caratteristiche. Ovvio, ci sono alcuni lottatori che sono riusciti a uscire in un certo modo. Recentemente, proprio nella review di Rampage, che vi consiglio di andare a recuperare, ho fatto una piccola riflessione su Christopher Daniels, e questa riflessione era che lui probabilmente si è trovato nel momento sbagliato della storia, no? C'erano due personaggi come AJ Styles, che era veramente over the top, era sopra tutti gli altri, e poi c'era un Samoa Joe, questa dicotomia incredibile tra il fisico e le capacità atletiche e anche di realizzare poi dei match incredibili. Bene, loro due forse sono usciti molto di più rispetto a un Christopher Daniels che è rimasto un pelino indietro, ma che era assolutamente di livello assoluto, credo insieme a quei due tre dei migliori lottatori proprio della loro epoca, del loro periodo, e quindi in generale da inserire in un contesto ancora più ampio. Bene, Paul London non è uscito così tanto perché ha avuto poco coraggio, è rimasto troppo poco tempo nella zona indipendente, dove avrebbe potuto fare un pochino di più. Paradossalmente ha lavorato molto di più nella zona indipendente dopo essere stato in WWE, dopo tutti quegli anni persi dietro un periodo in cui non c'era assolutamente nulla per i Cruiser, e quindi lui, considerato tale, non ha mai avuto la possibilità di esplodere. Però, all'interno già dello YouTube della Ring of Honor, quindi libero accesso a tutti, trovate due o tre match di grandissimo livello, di grandissimo spessore di Paul London, proprio in Ring of Honor, e potete trovare anche qualcosa dentro l'Honor Club. Ci sono sicuramente quelli che sono anche su YouTube, però magari c'è anche qualcosina in più. Non ho controllato nello specifico perché io non ho bisogno di controllare, io ho anche il DVD famoso, Please Don't Die, ecco. E su questa frase credo che si debba concentrare ciò che dobbiamo immaginare, cioè prima di tanti altri, nel momento in cui il proprio corpo doveva essere utilizzato come arma contundente, quindi prima di un Darby Allin, prima di tanti altri lottatori che oggi lo fanno regolarmente, bene, lui metteva il suo fisico, il suo corpo, la sua forza di volontà sopra ogni avversità e si lanciava con tutto se stesso da ovunque, in qualsiasi circostanza, non aveva paura di un cazzo di niente, era veramente un supereroe. E mi piaceva un sacco, rapido, efficace, faceva tutto molto molto bene. Peccato che quel coraggio che aveva nelle azioni in ring non l'abbia avuto nel mantenersi, nel costituirsi come una parte importante della colonna vertebrale della Ring of Honor, dove sicuramente non l'avrebbero mai mandato via, dove lui sicuramente ha preferito, insomma,
mollare per andare altrove. Ciò non toglie la caratura, l'importanza del personaggio e il fatto che potete andarlo a recuperare perché ci sono tante cose interessanti. Il Please Don't Die è alla fine probabilmente il miglior DVD della Ring of Honor, perché ovviamente grazie alle sue capacità, alle sue doti, è stato sempre avvicinato a grandi performer, e quelli che vi dicevo prima li ha affrontati tutti, e lì potete trovare dei bellissimi esempi di un Paul London che sapeva far fare dei buoni match a tutti. Noi molte volte ci ricordiamo delle bandiere, delle icone del wrestling, e ci sono importanti proprio perché hanno dato qualcosa a questo mondo, e il fatto che abbiano potuto dare qualcosa non è dovuto soltanto al fatto che loro erano bravi, ma perché molto probabilmente hanno trovato tanti avversari che sono stati davvero capaci di tirar fuori il meglio da queste persone. Ecco, Paul London forse non è mai stato quello che è riuscito a vincere, ma è stato quello che ha fatto fare le grandi performance, le grandi prestazioni praticamente a tutti. Se vi piace Paul London, se vi piacciono i nostri video, un like qua sotto. Sicuramente se avete qualche aneddoto, qualche cosa da raccontare, qualche ricordo su Paul London, i commenti qua sotto sono il posto giusto per voi. Noi abbiamo fatto questo video un pochino per ricordarlo, anche perché è tornato sul ring recentemente, già nel 2023 ha fatto un match e chissà, magari potremo vederlo ancora in giro per le indie a fare qualcosa. Certo, non è più quello di 20 anni fa, ma nessuno è più quello di 20 anni fa. E quindi ce la portiamo a casa, l'accettiamo la cosa senza nessun problema. Valutate anche l'opzione abbonamento, grazie ai vostri abbonamenti noi possiamo portarvi questi contenuti e anche altri contenuti sempre più approfonditi, sempre per andare più incontro alle esigenze di conoscenze intorno alla Ring of Honor, intorno alla All Elite, intorno a questo mondo del wrestling che a noi piace tanto, che sicuramente piace tanto anche a voi. E allora ve lo dico chiaramente, please don't die but watch Paul London Wrestle. Ci vediamo alla prossima.